quello che cambia è il materiale, no? Il materiale della costruzione, perché Roma è talmente ampia che le cave cosiddette di prestito, da cui si prendevano i materiali per realizzarli, cambiano da zona a zona. Il Forte Appio, di cui abbiamo parlato prima, ad esempio, è interamente realizzato in basalto. Da questa parte invece vedete abbiamo il tufo e i mattoni per andare a riquadrare le parti più delicate, diciamo, dell'apparecchiatura muraria, che sono le fogliere, invece l'ingresso, questa è una particolarità del Forte Antenne, l'ultimo a essere completato nel 1892, se non mi ricordo male, è che è in granito, è una particolarità assoluta, per cui ha, mentre il Forte di Montemario è stato fatto in peperino e si è tutto sfaldato la facciata, un po' come potete vedere no, in altre strutture ben più importanti, qui è perfettamente conservato, vedete la squadratura dei conci come è bella, e riuscite a intravedere che ci siamo Forte in Monte Antenne, anche se qualche lettera, diciamo, è stata portata in qualche casa privata, noi immaginiamo. Certo. Il nome originale è Savoia, che è conservato in altri forti, essendo stati utilizzati anche in epoca, diciamo, di Repubblica, sono stati cementati. È stato coperto il simbolo, sì, non è stato demolito, ma è stato coperto. L'efficace invece è stato proprio rimosso. Quindi invece si è abbarbicata la vegetazione e quindi non ci si è pensato proprio più. Ed è, sono anche questi fatti con un determinato canone, sono tutti delle stesse dimensioni e poggiati sul fronte in variato modo. Quello che vedete oggi, che iniziate a rivedere oggi, ormai non si vedeva più, ma fino agli anni 70, fino agli anni 80, scusate, l'esterno del Forte era perfettamente visibile ed è immortalato in alcuni fotogrammi di un film di Fantozzi contro tutti. Sì, c'era biciclette, cose varie. Poi c'è la Coppa Cobra, ma con i ciclisti. Però possiamo concentrare un po' che porta qui davanti. Lo dico non perché ho una particolare adorazione per Paolo Villaggio o per la saga di Fantozzi, ma perché è uno straordinario documento di come era solo fino a pochi anni fa, fino a 40 anni fa. Nel tempo si è imbarbarito, vedete che parte della vegetazione che è cresciuta in questa, si intravede del bitume che è stato messo sopra i terrapieni per cercare di evitare che ci trovesse dentro in alcuni luoghi che sono stati vicini. Io non voglio interrompere, però mi scusi, cominciamo a fare il 5-5. Chi è che ci abita? Allora, noi non abbiamo fatto le esegesi degli abitanti che stanno dentro, però abbiamo visto dei documenti al patrimonio, al Dipartimento Patrimonio, documenti di consegna del 1958, in cui era già abitato il Forte da famiglie che abitavano Villa da Savoia già negli anni 40, quando c'erano i carabinieri reali che stavano a cavallo e che andavano giù. Quindi poi questa cosa si è protratta con diverse soluzioni, evidentemente, quindi Tito, non vogliamo entrare in questo tema. Però vedete che ci sono dei contatori al riusciti a liberare un po' la... Quindi qualcuno ci ha abitato, motivo per cui il comune evidentemente è abitato, è occupato, come dire, quindi non può essere, diciamo, una giustificazione, no, per l'usucapione. Fortunatamente non è possibile perché è demanio storico artistico, quindi è inalienabile, in nessun modo si può, come le coste, anche se poi vengono occupate. E le altre cose da dire, per poi tacermi e spostarmi all'interno e lascio la parola agli altri magari su altri dettagli, è questa. Il portale l'abbiamo parlato, vedete quegli enormi pilastri di Pisa che sono più grandi dei laterali, e l'inizio del ponte era fatto da due parti, una parte fissa e una parte mobile a ponte levatoio, che si abbatteva sopra la facciata con un meccanismo molto bello di funzionamento, che si è solo conservato in parte, adesso, per abbatterlo con un leggero spostamento da parte di un militare che si metteva locale di manovra che stava sotto e che poteva far sì di abbatterlo superiormente. Questa era l'assistenza. Dei forti ne abbiamo parlato. Aspetta, io faccio. Questo in particolare serviva a controllare la foce dell'Aniene e la confluenza dell'Aniene e la Salaria, ovviamente. Dei tempi preromani. Fin dai tempi preromani, questa era la città di Antenne. Passava la Salaria antica. Antenne significa davanti alla foce, la parola Antenne significa questo. Quindi è anche questa una continuità nel tempo. Noi ovviamente vogliamo che rimanga un presidio, ma di carattere culturale e paesaggistico. Non voglio dire altro. Adesso,